Ma siamo quasi alla fine del programma, sapete che ormai sono entrati in esercizio quasi tutti, è partito qualche giorno fa uno degli ultimi cantieri, che è quello su Viale Giostra, il Sant'Orsola per intenderci. Tutti gli altri sono in esercizio o prossimi ad essere consegnati per funzionare, quindi io ritengo che l'anno 2025 ci vedrà con l'attivazione di tutti i parcheggi che sono stati progettati e realizzati. Avete previsto delle misure per attenuare i disagi Sant'Orsola, anche considerando i disagi che ci sono stati sul Viale Europa? Ma guardi, disagi, anche qui un falso mito, perché al netto di quelle che possono essere poi le problematiche legate a qualsiasi cantiere, mi sembra di vedere un risultato eccellente su Viale Europa, dove a mio avviso oggi regna l'ordine, per contro il disordine totale che c'era quando il parcheggio non era stato realizzato. Per quanto riguarda Sant'Orsola, la situazione è leggermente più semplice perché, come sapete, la sede stradale è composta, oltre che della carreggiata centrale, da due controviali che ci consentono di poter ragionare in maniera parzializzata, e quindi, se avete letto, anzi l'avete letta sicuramente, l'ordinanza prevede una parzializzazione della sede stradale, quindi non credo ci saranno grosse difficoltà. Ora, consentitemi una battuta, sicuramente la difficoltà sarà per chi era abituato a parcheggiare in seconda fila.